Grazie, sono contento di essere qui, sono una persona piuttosto timida in realtà, quindi in realtà ho spesso paura di me stesso allo specchio, difficile che io faccia paura a qualcun altro. Credo di avere avuto la fortuna di incontrare queste persone, non per merito mio, per pietà mia, ho incontrato queste due persone che rappresentano una gentilezza e una disponibilità alla conoscenza e alla scoperta. Ho sempre detto, anche alla mia inarrivabile figlietta piccola, che se immagino, per esempio, un mondo futuro, io lo vedo abitato da tanti diversi, perché so, cioè, Franceschi, poi nessuno è perfetto, a un certo punto lui ha avuto una incontra sbandata per uno che trova il Rinascimento 500 anni prima, ma pazienza, nessuno è perfetto. Presentare un libro è sempre una festa, è sempre una nascita, è sempre un nuovo arrivo, è sempre altre parole che ci giungono da un altro luogo, ancora di più se questo libro è un anniversario, ancora di più se sono 10 anni in una città, in un luogo dove durare è difficile, dove tenere al testa, allo scempio, all'indifferenza è un'impresa ciclopica. E ancora di più in un libro che è il frutto, il lungo percorso, il lavoro e la fantasia di ciò che circa veramente, questo sì, 500 anni fa, più o meno fu la nascita dell'opinione pubblica. Non è un caso che sia stato legato a un'ambizione politica nel senso migliore del termine. L'opinione pubblica nasce, cioè l'idea che non c'è solo un re che dice la sua e gli altri stanno zitti, ma che il risultato della politica deve essere una questione di discorso e di affrontare i problemi della società e della civiltà, nasce attraverso la letteratura. Gruppi che si riuniscono e leggendo i libri di letteratura o di filosofia cominciano a pensare come il mondo deve essere organizzato. Una persona a cui dobbiamo tantissimo in questo senso, l'epoca a cui secondo me dobbiamo infinitamente tanto, cioè l'illuminismo, Kant lo disse chiaramente. L'opinione pubblica nasce così. Nasce dalle persone che si uniscono, parlano, comprendono, parlano l'uno all'altro e discutono e criticano il reale. Diceva una cosa, purtroppo Kant, perché non aveva peli sulla lingua, poi si preoccupava se era troppo estremista, si tirava subito indietro naturalmente rispetto all'imperatore, ma quando scriveva lui diceva si può essere libero, e diceva una cosa rispetto a cui il mondo contemporaneo ha dovuto prendere delle decisioni. L'opinione pubblica è fatta dai proprietari e dai dotti, gli altri non devono parlare, non sono in grado di farlo. Ci può aiutare in questo senso il senso del degrado verso cui ci avvertiamo che i dotti sono sempre di meno, che la lingua si va sempre più depauperando, che la cultura sempre più sta finendo all'immagine, e quindi la scelta di riunire delle persone a mettere per iscritto pensieri, immagini, fantasie e invenzioni, riflessioni è il dono maggiore che possiamo fare agli umani. Quindi questo libro è davvero, come si dice a un certo punto, un dono. Vorrei seguire 4 punti brevemente che sono presi dal testo. Raccontare per costruire un futuro. È stato detto, è stato ripetuto, gli umani non fanno altro che raccontarsi storie. Se c'è una capacità e una qualità dell'umano è quella di raccontarsi storie. Oscar Wilde era molto brillante, raccontava il suo racconto, c'era la gente che si va da fare, andavano a caccia, si disperavano, rischiavano la vita, e poi ci fu uno, fu qualcuno che se ne rimase nella sua capanna e cominciò a raccontare storie, in cui faceva cose incredibili, nacque la letteratura. E le storie sono un modo di guardare al futuro discutendo del passato,
perché il presente sta in questa convinzione. Le storie sono sempre un'ipotesi verso il futuro e sono sempre una critica del presente. Se voi fate caso a qualsiasi storia, c'è sempre un conflitto alla sua origine. O una trasgressione, che si tiene le favole, vai e non andare lungo il bosco, e invece Cappuccetto Rosso ci fa, o c'è un conflitto. Qualcosa che bisogna risolvere. Gli uomini si raccontano le storie perché sentono che qualcosa non è reale, non è così come dovrebbe essere. E attraverso le storie hanno un'ipotesi di futuro. Questo sta sempre più venendo meno. Le parole non sono, c'è un racconto, c'è un breve testo di Antonio Giordano, credo, non è, lo sottolinea pienamente. Con le parole puoi fare quello. Del resto, come si dice, con le parole puoi benedire, dice giustamente Maria Antonietta, come puoi maledire. Con le parole puoi costruire finzioni. Con le parole puoi obbligare la gente a incattivirsi. Le storie non sono necessariamente la nostra panacea. Del resto, se ci pensate, uno dei problemi del contemporaneo, lo dico con una qualche ironia, è che tutti raccontano storie. Attraverso i social tutti si raccontano e sono protagonisti di una vita eccezionale. Sono tutti pronti a manifestare se stessi. Quindi una storia è tale se affronta la complessità dell'esistere. Se ha il coraggio di mettersi in discussione, se ha il coraggio di mettere in discussione il proprio tempo. È importante che ognuno sappia farsi un nome, ma vorrei ricordare a tutti quanti che una delle donne più sante dell'universo, Simone Weil, diceva: io mi terrorizzo appena sento il pronome noi. Noi siamo qui, gli altri sono diversi e sono negativi. Noi siamo buoni, gli altri sono negativi. La storia è tale se è un'apertura verso il prossimo. La storia è tale se è una possibilità di incontro con il diverso, con lo stesso diverso che sta dentro di noi. Uno degli autori che io amo moltissimo e Elia Scanetti, che ha sempre scritto, diceva: io scrivo contro la morte. Diceva: è una cosa pazzesca, ma io scrivo contro, troverò il modo di sconfiggere questa nostra enorme nemica. Diceva: un filosofo con cui mi devo sempre misurare è Thomas Hobbes, lontanissimo da Canetti. Thomas Hobbes diceva che homo hominibus, che la guerra è dentro ognuno di noi, non c'è che fare. L'unico modo per evitare la guerra è assoggettarci a un monarca assoluto. Canetti diceva: Hobbes è una persona intelligentissima. Hobbes ha la durezza di guardare il reale. Hobbes è il nostro ostacolo. Del resto, visto che siamo in questo posto, lo dico sempre, vagamente per scandalizzare, ma anche per giocare con le parole, se anche prendiamo due casi estremi, se prendiamo Cristo e prendiamo Hitler, la parabola di Cristo la possiamo racchiudere in un anno scarso. Hitler 10 anni ha avuto la vita alla grande, tra il 33 e il 43 andrà. Quindi teoricamente il bene perde per 10 anni. L'idea è dunque che la storia ci mette di fronte alla complessità del vivere. Scoperchia le superficialità, dice una bellissima introduzione al volume Maria Antonietta. Le storie che noi ci raccontiamo sono tali se guardano con lucidità la complessità. Lì sta la gentilezza del futuro, nell'ipotesi della complessità. Secondo punto fondamentale, cura delle parole, a cui Maria Antonietta ha dedicato anche un bellissimo libro personale. Siamo in un posto che rende adatto il ricorso alle etimologie. Parola, noi non lo facciamo derivare da verbum,
dove con grande sagacia abbiamo fatto derivare la parola verbo, ciò che è necessario. Non c'è una frase se non c'è il verbo. Pensa, siamo stati molto più intelligenti seguendo i latini. Parola deriva da parabola. Parabolè, paraballo, greco. Ha tanti significati, usati nel Vangelo in maniera straordinaria. Quello più intenso è confronto. La parola è tale se sa confrontarsi con se stessa. Se sa confrontarsi con ciò che cancella, con ciò che non ha detto, con ciò che ha voluto nascondere. Questo è un tempo, ecco perché dico stiamo attenti a noi, è un tempo di identità. La grande trovata dell'Occidente è stata di rendere a un certo punto morbida l'idea di identità. Diciamo, le derivazioni dittatoriali rendono durissimo. O sei con me o sei contro di me. Se ti permetti di essere contro, se la tua parola si permette di discutere la mia, io ti ammazzo. L'Occidente ipercapitalizzato, capitalistico, l'ha trovato nella propaganda, nella pubblicità. Ha sostituito l'opinione pubblica con l'opinione pubblicistica, pubblicitaria, attraverso la propaganda. Qual è l'elemento tipico di tutto questo? La moda, che è un'invenzione straordinaria. La moda è, non lo dico io, lo dice un grande pensatore che non devo citare, ma va seguito alla lettera, George Simmel, dice: la moda riesce ad accostare due cose in maniera perfetta. Ti sembra di essere un individuo diverso dagli altri. Tu c'hai questa mise, sei diverso, sei alla pari, sei niente. Ma intanto fai parte di un gruppo che ha queste stesse indumenti. La moda riesce a mettere insieme la pseudo-invalidità con il fatto di far parte di un gruppo degli altri. L'Occidente ha saputo trovare questo. La parola paraballo, non a caso le parabole di Cristo sembrano semplici, ma sono sempre un po' misteriose. La parola paraballo, e a volte sembrano durissime, la parola paraballo ci indica che pensare è sempre confrontare e avere la capacità di confrontarsi con ciò che tenderemo ad omettere, a nascondere, a cancellare. Perché raccontiamo? Perché abbiamo un modo pazzesco del non senso, del vuoto, dell'assenza di significato. Perché abbiamo un terrore immenso del caos e della morte e lo sistemiamo. Non a caso lo stesso Hegel diceva che il primo grandissimo racconto di cui bisogna emisarsi è la religione. Ha raccontato un mondo che ha un senso. Ma la parola si diventa scritta soprattutto, ci ricordo un altro dei termini fondamentali a che fare con la cura, la responsabilità, cosa che il contemporaneo ha dimenticato. È curioso, la responsabilità ha a che fare con rispondere. Io sono responsabile perché anche parlando rispondo a un altro, rispondo di un altro, rispondo di me stesso. C'è una voce altrove a cui io rispondo. E c'è in ogni caso chi mi ascolta, colui a cui concedo, offro, distribuisco, a volte anche critico le mie parole, devo avere il senso che io so che sono responsabile. Queste parole. Il vero rispetto per l'altro nel racconto è: io sono responsabile nei confronti del tuo ascolto. Questo è un tempo dove ascoltiamo poco. Siamo stati abituati a non ascoltare. La stessa concezione del mondo è una concezione di frastuono. Anche qualsiasi ipotesi narrativa, l'80% della gente la vive interrotta dalla pubblicità, dove si alza tutto. Anche qualsiasi ipotesi di discorso è fatto con io che credo la mia e tu che credi la tua, e non c'è possibilità di discussione. E partiamo da due muri che non si incontreranno con noi mai. Questo libro ci ricorda l'importanza
di essere responsabili delle proprie parole. 3. Lasciare tracce, custodire la memoria. Io sono sempre stato in questo senso, come sai, mi sente chiacchierare profondamente Aristotele, solo in questo. E Aristotele dice: lo sapete perché si vuole essere saggi, buoni, migliori? Perché si è egoisti. Si vuole essere il mio, si vuole essere ricordati come bravissimi, si vuole essere ricordati come eccellenti. Non si vuole che la nostra memoria sia inquinata dal fatto hai voluto fare il furbaglione, hai voluto fare l'egoista, eccetera, eccetera. Ora, dire che scriviamo per lasciare tracce è una delle migliori ragioni per dire che una certa vanità nel lasciare qualcosa scritto c'è. Una sana vanità. L'idea che noi meritiamo che qualcuno fra 200 anni legga quello che abbiamo pensato non è una cosa da poco. La migliore, la più generosa, la più intensa ambizione è questa. Voglio essere ricordato come qualcuno che ha pensato qualcosa di significativo, ma non ha mai voluto essere né vigliacco né incoerente né farabutto. E questo facciamo. Ricordare uno dei primi testi della letteratura, la Teogonia di Esiodo, che le muse sono figlie di Mnemosine, sono figlie della memoria. L'arte è figlia della memoria, l'arte è la storia. E queste che diciamo non erano stupide perché non lo era neanche sicuro, cosa dicono al pastore rosso? Guarda che noi sappiamo raccontare un sacco di corbellerie, un sacco di menzogne, che però sappiamo dire pure il vero. La meraviglia della parola è questa. Sa mettere insieme queste due cose. Non a caso Shakespeare diceva che ciò che accomuna il poeta e anche il pensatore è il fatto che sono pazzi, che in qualche modo costeggiano la follia. Ma dobbiamo sapere di nuovo che la parola è anche l'arte dell'inganno. E la parola è anche, e vengo una parola che è stata detta, il tempo di creazione. Ci sono cose che se anche io pronuncio io stesso non saprei che cosa significa. Se io dico fissione nucleare, me posso arrangiare malissimo. Una cosa che penso che quando sapevo poi può rischiare di farci saltare tutti in aria. Ci sono parole di cui sappiamo ampiamente il significato, eppure continuiamo a praticarlo tranquillamente. Well. Qualcuno mai può dimenticarsi che cos'è una guerra? Non vede che una guerra sono corpi dilaniati, città distrutte, persone ridotte alla fame, donne violentate, non l'ha visto? Eppure continuiamo a farla. Continuiamo a farla perché di nuovo questa persona terribile, avrebbe detto Canetti, ci ricordava come è fatto di ragione, ma anche di passione. E spesso la passione travalica. E c'è un senso di egoismo con cui si deve misurare. La capacità di questo libro, la Variante Meta cita UNESCO dicendo che è anche la capacità di fare cose inutili che ha reso l'uomo migliore, del resto è vero, come diceva lo stesso Wilde. Quelli andavano a casa e si curavano da mangiare, quello stava fermo a non fare cose inutili, a raccontare storie, che erano inutili, però hanno fatto una civiltà. Rende l'umano civile. E lo dimostra, così diciamo, per una parola meravigliosa, la parola democrazia, noi in natura non la troviamo. L'abbiamo inventata noi.
Questo è molto difficile metterla in pratica per queste così pratiche. Ma mi piace ricordare questo. La parola si è fatta carne. La parola conosce la sua fragilità. Ho sempre riconosciuto, prostrandomi in ginocchio, questa straordinaria, geniale invenzione del cristianesimo. E la fragilità assoluta viene messo in croce, viene fatto a brani. Gli dicono: avanti, fai vedere quello di cui sei capace, e lui resta lì. Resta in croce. La parola ci racconta come la fragilità può farci diventare straordinari. Come accettare la nostra debolezza, che è quello che spesso vogliamo nascondere, e la possibilità di avere un mondo più gentile. Ecco perché abbiniamo gentilezza e debolezza. La gentilezza sempre a renderci gentile. L'ultimo punto e chiudo, 4. Questo volume è un dono condiviso. Ora noi dobbiamo a un grande pensatore, Marcel Mauss, uno dei saggi più importanti a proposito del dono. Di nuovo, sapete cosa dicono in Europa, che cosa dicono gli spietati, i liberisti? Tu l'hai presente l'evoluzione. Nell'evoluzione non c'è niente che la natura tende a tenere se non l'utile, quindi le storie a qualche cosa ci serviranno per avere continuato così lungo a durare. Ma se il mostro ci dice qualcosa di analogo a proposito del dono, non pensate che il dono sia una totale, meravigliosa generosità. No. Il dono si basa su una triade: donare, ricevere, ricambiare. Se si interrompe questa triade, qualcosa non funziona. E talora, lui raccontava del Potlatch, talora porta a una tale esasperazione per cui un intero impero va alla fame e si distrugge, perché deve incontrare il dono più dell'altro. Si svende tutto. Cosa dice Marcel Mauss? Quello che in fondo, se ci pensate, e la complessità è il meglio di quello che possiamo fare. Diceva Sartre, a proposito dell'amore, visto che in questo testo circola profondamente l'amore, è uno dei più grandi paradossi della vita umana. Noi non potremmo pensare di pretendere l'amore. Noi pensiamo che è un assurdo, se uno ci deve amare per forza, però vogliamo scusare. Questo è il paradosso dell'umano. Questo è il paradosso del dono. È una generosità, ma insieme è un'obbligazione. Il circuito funziona finché l'altro cambia. Se l'altro non ne cambia, si può essere santi. Questo non può essere negato. O se non lo ricambiamo, l'altro può essere santo, ma il circuito si interrompe. Se non c'è questo circuito, qualsiasi rapporto con il prossimo si interrompe. Questo è un mondo che non crede più in questo circuito. Come sapete, io sono abbastanza a sinistra, quindi credo che sia il risultato del neoliberismo. Allo stato più efferato è lo stato del neoliberismo, di cui l'esempio che io ripeto varie volte è il povero Rander. Perché io la sera del sabato non mi stanchi troppo e non abbia troppa fatica, questo disperato deve correre di casa in casa per 4 soldi per portarmi da mangiare. Dov'è il dono? Dov'è il ricambio? Nella mancia di un euro che gli do? Questo mondo si fonda purtroppo su un narcisismo non generoso. Questo mondo si fonda
su una vanità paronesca pronta a considerare l'altro soltanto utile e poi a dimenticare. Questo mondo ha rotto con qualsiasi idea etica. Kant lo ha detto chiaramente, c'è poco da fare. La massima etica è valida soltanto se è universale. Se non è universale non esiste una massima etica. Questo è un mondo, perdonate un esempio molto banale, in cui si scopre che miliardari costretti ogni giorno a giocare, che mi inquinano un paio di giorni della settimana, che corrono in mutandoni per un campo, considerati gli eroi del nostro tempo, ricevono e sottostanno a minacce brutali della mafia, che si rivende a prezzi più alti pure le birre o i biglietti che loro gli concedono. Tutti i giornali si premurano di dire, comunque non rischiano nulla, state tranquilli, se in un impeto di cantismo mi metto a impedire a un pullman di raggiungere lo stadio per dire che è una vergogna che questi abbiano accettato questo rischio 6 anni di carcere. Ora che questo mondo abbia aperto qualsiasi criterio etico mi sembra abbastanza evidente, ma non siamo stupidi. L'etica è la legge del comportamento, noi vediamo un senso meraviglioso, così come lo è l'ideologia. Nessuna società può esistere se non ha delle regole. Qual è la regola attuale? Se io sono forte e ho il denaro, posso fare quello che voglio, punto. Non mi stare a sé. Questa è la regola attuale. Il dono della scrittura è anche questo. Basta pensare che io mi posso scalmanare, scrivere libri, che persone straordinarie hanno scritto libri, poi finiscono in uno scaffale. Se non li facciamo vivere, se non gli diamo il dono dell'esistenza, muore, scompare. La scrittura è tanto individuale quanto naturalmente compartecipativa. Il pensiero è così, il miglior pensiero è così. Per questo il pensiero è insieme, pesante, non a caso la sua etimologia ha a che fare con pomus. Pensare da qualche fatica. Non è che avevano torto il povero Eschilo, il povero Coelet a dire che più sai, più rischi grosso e più te la vedi brutta. Più sei libero di cervello, più forse le cose ti vanno meglio. Però rende il mondo più generoso. Rende il mondo in un'attenzione verso il futuro. E quale più grande attenzione, mi spiace non poterli citare tutti, verso il futuro c'è nel fatto che questo volume è una memoria, ricordatevi sempre che anche qui, non è vero che le etimologie sono sempre giuste, ma qui ci aiuta. Memini significa io mi ricordo. Non solo noi tendiamo a fare confusione con la memoria, ma abbiamo un dovere di scelta tra le memorie. Abbiamo un dovere di scelta, io mi ricordo. Questo libro mette insieme un'infinità di voci. E queste voci, mentre ringraziano chi ha permesso che questo libro esistesse, dicono errore. E quello che si racconta in questo libro ha a che fare con giardinaggio, con cura, con Santa Rosalia, col fatto che questa, si parla di questa terra, ma si ricorda di questa terra infelice, ma si spera che non lo sia più, con il fatto che ci incontriamo, con il fatto che siamo tornati improvvisamente ragazzini, eravamo a scuola. Ci sentivamo di nuovo fanciulli. Questo libro ci ricorda, e con questo chiudo, che il vero senso della memoria
è il senso, così mi faccio pubblicità, è il senso che Leopardi aveva dato nel ricordarsi. Non dobbiamo dimenticare quanto di bello, di intenso, di generoso gli umani hanno pensato. Thank you.